Per riconfigurare l'app Aruba OTP sul tuo telefono o tablet, perché hai cambiato dispositivo oppure in caso di cancellazione del tuo account Speed sull'app, accedi alla pagina selfcarespeed.aruba.it. Inserisci il nome utente, la password della tua identità Speed e accedi. Dalla schermata che appare clicca su «Non puoi generare il codice?» per sospendere il codice OTP ed effettuare l'accesso solo con nome utente e password. Da questa schermata devi scegliere se ottenere il codice di verifica da inserire nel passaggio successivo tramite email o SMS collegati all'identità Speed. Una volta che avrai effettuato la scelta, clicca su «Invia codice». Inserisci il codice per confermare. Se non lo hai ricevuto, puoi cambiare il metodo di invio. Clicca «Prosegui». La sospensione del codice OTP è avvenuta correttamente. Adesso accedi nuovamente alla pagina Selfcare, inserendo nome utente e password. Dal menu di sinistra seleziona la voce «Livelli accesso». Dall'area «Accesso con livello 2» in corrispondenza di «App Aruba OTP», clicca su «Cambia telefono». Viene inviato un SMS al numero di telefono associato a Speed. Prosegui. Inserisci il codice ricevuto nel campo «Codice di verifica». Clicca sull'icona a forma di occhio per visualizzarlo in chiaro, poi clicca su «Prosegui». Se non lo hai già fatto in precedenza, nel tuo smartphone o tablet, scarica e installa l'app Aruba OTP. Poi, da questa schermata, clicca su «Prosegui». Lascia questa schermata del PC aperta. Vai sullo smartphone o tablet e apri l'app Aruba OTP. Clicca su «Attiva account OTP». Altrimenti, se l'app è già in uso per altri servizi, tocca l'icona più posta in basso a destra. Adesso clicca sull'icona QR Code, situata a destra del campo Codice di attivazione, e inquadra il QR Code visualizzato nel PC. In alternativa, puoi inserire manualmente il codice di attivazione. Ti consiglio di inquadrare il QR Code. È più facile e in questo modo gli altri campi saranno compilati automaticamente. In caso di inserimento manuale, nel campo di iscrizione è consigliabile inserire il nome utente Speed, poi clicca Attiva. Torna alla pagina aperta del tuo PC e clicca su «Prosegui». Nel campo OTP inserisci un codice OTP generato con l'app. Il codice ha una validità di tempo limitata, pertanto deve essere utilizzato entro il tempo indicato all'interno del cerchio. Una volta inserito, clicca su «Prosegui» per completare la configurazione. La configurazione è avvenuta con successo. Clicca su «Ok» per chiudere la schermata. Adesso puoi continuare ad utilizzare la tua identità Speed.